parola che ormai ripeto spessissimo è solamente quella da 4 mesi, che è grazie. Grazie a tutti di essere venuti qui stasera. Fondamentalmente il sogno è dare spazio al ciclismo. Il ciclismo che è entrato nella mia vita da pochissimo, da 2 anni, e ormai fa praticamente parte della mia vita in tutte le sue espressioni, dalla competizione, dai grandi giri, al ciclismo come atto quotidiano, che è pura poesia secondo me, fatta di piccoli aneddoti eroici, perché andare in bicicletta, nulla me ne tolgano gli altri sport, ovviamente, ho fatto altri sport, quindi parlo ragion veduta. Il ciclismo è uno sport che da tanto, tornando al motivo per cui siamo qua, è per presentare il team Alfonsina, che è una squadra di 8 cicliste professioniste, ed è nato da un progetto che, se avessi dato retta a molte voci contrarie, non avrebbe mai preso il via. Invece la mia follia e quella della Monica che mi ha sostenuto e di tutte le persone che mi hanno sostenuto anche solamente con un forza ce la fai, provaci, no, non è una cavolata, è una cosa bella la passione. Penso che senza di loro e senza questo ottimismo, questa voglia di credere che un domani ne parleremo non è un no, ci ha portato ad arrivare qua. Il team è composto da chi poi sulla bici ci va, e quindi una ad una, non so tutte le provenienze, mi serve un po' il bigino. Allora, dalla provincia di Varese, Monica Ceccon, da Unified Italia. Da Pistoia, Pamela Pepe. Da Dalmini, provincia di Bergamo, Chiara Contiero. Dalla provincia di Giusto Arsizio, se non sbaglio, Chiara Stefanazzi, non conosco la regionale. Dalla provincia di Pescara, Azzurra Vintino. Niente un po' di meno che dalla Slovenia, da Ljubljana, Andrea Holsen. E da Verona, Beatrice Tonini. E con l'entrata, Beatrice, l'entrata in associativa, fa il salto nel professionismo, mentre fa bici da tanto, ma questa è l'entrata ufficiale nel professionismo. Ricordo anche Marica Bonazzi, che non è presente oggi. Il direttore sportivo, Antonio Contiero. La squadra innanzitutto nasce con obiettivi modesti, è il primo anno e quindi non vogliamo eccedere, vogliamo fare tutto e fatto bene. Quindi quest'anno saremo una squadra club e non affiliata UCI e parteciperemo alle gare nazionali con la presenza poi in alcune gare sul territorio francese e svizzero. Il nostro obiettivo finale, e qui se qualcuno riesce a riportarglielo saremmo grati, sarebbe quello di essere invitate al Giro di Toscana.